Il tema di questa sera era cogliere l'attimo presente, che è uno dei temi forti della New Age, però io intendo svilupparlo in modo completamente diverso perché non sono d'accordo con il New Age. Per cogliere l'attimo presente, il New Age intende fai la cosa che in quel momento hai voglia di fare, che ti senti di fare, che ti va di fare. Non stare a fare cose che non ti vanno per chissà quale motivo, perché te l'hanno detto, perché ti obbligano, perché, ma no, segui il cuore, vai dietro alla realtà del momento, al piacere del momento. In psicologia questa posizione corrisponde ad un appoggio sulla sensibilità, cioè quello che mi importa è quello che io provo di piacevole o dispiacevole in ogni momento. E quindi questa piacevolezza diventa l'elemento fondamentale che io cerco, provare qualcosa di piacevole. L'idea che c'è dietro è questa, che se io in ogni momento della giornata faccio la cosa che mi piace di più in quel momento, alla fine della giornata io ho vissuto la giornata nel modo migliore possibile. Allora, al mattino mi alzo all'ora che ho voglia di alzarmi, quando mi va di alzarmi. Appena alzato io devo poter fare quello che mi va di fare in quel momento. Se mi va di far colazione in un modo, bene, se mi va di far colazione in un altro, va così. Se non mi va di non far colazione, non faccio colazione. Cioè, la gioia della vita è proprio in quel momento fare quello che voglio e poi dopo colazione quello che ho voglia di fare. Ho voglia di uscire, ho voglia di stare a casa, ho voglia di andare sul computer, ho voglia di ascoltare musica, ho voglia. Ecco, la cosa più bella è che io possa fare quello che ho voglia di fare. E poi all'ora di pranzo mangiare quando ho voglia quello che mi va di mangiare, quello che ho voglia di mangiare, quello che mi pare piace. Dopo pranzo, cosa mi dice il cuore di fare? Questo amico, quell'altro amico, il computer. Ecco, proprio fare quello che ho voglia di momento in momento. In questo modo io sono il più contento possibile, raggiungo il massimo della gioia possibile. E questo non è vero. L'uomo è fatto per raggiungere dei risultati che richiedono degli investimenti. Ma e sono cose che in altri campi tutti sanno benissimo. Se vuoi far fruttare un capitale devi fare un investimento. L'investimento vuol dire che dai il tuo capitale a qualcun altro in attesa che te lo restituisca maggiorato. Difatti ci sono anche gli investimenti che non vanno a buon fine perché alla fine me lo restituiscono diminuito o non me lo restituiscono più del tutto. E c'è questo dover cioè rinunciare a un qualcosa di presente in vista di un guadagno maggiore futuro. Io non posso avere il massimo del guadagno prendendo ogni minimo guadagno che incontro sulla strada. Cosa vuol dire allora in maniera valida questo cogliere l'attimo presente, il momento presente? Una prima cosa che ho trovato interessante è uno studio sulla fortuna. La fortuna, si parte dal principio che non esiste la fortuna. Però esistono delle persone fortunate, come mai allora? Cosa vuol dire? Ed è proprio lì la psicologia che va sulla persona, non va su cosa è capitato. E dice che le persone fortunate hanno una forma mentale particolare che è di considerare l'ambiente, considerare che cosa capita e valutare se c'è qualche opportunità. E nel caso rileva qualche opportunità, la coglie subito, la sfrutta. Quindi la persona fortunata è una persona a cui capitano delle cose vantaggiose, ma queste cose vantaggiose capitano perché è stata attenta, si è resa conto e ha colto l'occasione. In pratica, qual è il meccanismo che c'è dietro la fortuna? Sapere, vedere, avere il coraggio di guardare attorno a sé, avere il coraggio di rilevare cose che mi scomodano, perché io devo agire, devo fare qualcosa, mentre
Se io non ho questa disponibilità, questa voglia, questo coraggio, ecco che io non vedo le occasioni attorno a me, non me ne rendo conto. Ma non me ne rendo conto perché non ho voglia di essere scomodato. Il punto di partenza è lasciatemi in pace. Lasciatemi in pace. Speriamo. Cosa? Sì, vabbè, se poi dà ancora fastidio. No, se vuoi spegnere tu. Beh, spegnere di qui o di là non è lo stesso risultato. Io mi guardo attorno e se guardandomi attorno vedo qualche opportunità, devo muovermi, devo fare, non solo. Ma c'è un elemento ancora più sottile dietro, che io non so se quello che vedo mi scomoderà molto o mi scomoderà poco, magari pochissimo, non lo so. Per guardare e vedere, io devo essere disposto a essere scomodato molto. Perché se io parto dal principio che non voglio essere scomodato più di tanto, non vedo. La disponibilità deve essere precedente al vedere. La persona fortunata è quella che non ha paura di trovarsi davanti alla richiesta di azione, di intervento, di presa di decisione veloce, ma ragionata, perché se uno decide in fretta senza ragionare non è fortunato, è molto sfortunato. Questa disponibilità del cogliere il momento si traduce in fortuna, ma questa richiede proprio una forma mentale di attenzione a quello che capita, di coscienza della situazione attorno a me. Si tratta di avere come uno scanner che fa una scansione della situazione, continuamente scansisce tutta la situazione e rileva, dopodiché io deduco e posso intervenire o non intervenire. Dunque, cogliere l'attimo presente non nel senso New Age fai quello che ti pare piace, ma nel senso di diventa cosciente di quello che capita in funzione di cogliere quello che ti conviene. Cogliere quello che ti conviene, che ti va bene, in funzione di un progetto. Perché quello che conviene è a 360 gradi, ma io non posso muovermi a 360 gradi, se non un po' vado di qua, un po' vado di là, un po' vado di là, un po' vado dall'altra. Io devo cogliere sulla linea di un progetto, su una mia linea di. Facciamo un esempio. Qualcuno è attento a fare i soldi e normalmente uno che fa i soldi. Perché continuamente la scansione dell'ambiente che fa è sulla linea del suo progetto, fare soldi. Allora, gli altri non vedono, ma lui ha visto che lì c'è quella possibilità, perché era attento e guardava tutto in funzione di quello. Gli altri che non avevano la disponibilità e non avevano il progetto, quello non l'hanno visto. Un altro invece, abbiamo visto uno che costruisce la casa, uno che vuol fare soldi, uno che vuol diventare poeta. Anche lui guarda la realtà attorno e dice: ma guarda quell'albero coperto di neve, quanto è bello. Allora, quello che voleva far soldi, l'albero non l'ha visto. Quello che costruiva la casa, l'albero non l'ha visto. Lui invece ha visto l'albero. Non ha visto il modo di far soldi, normalmente i poeti sono malandati economicamente. Non ha visto, ma ha visto l'albero con la neve sopra in quella posizione. Era nel suo raggio di interesse, era nel suo progetto che aveva di crescita. Quindi il cogliere quello che mi interessa va fatto continuamente, ma non posso farlo su tutti gli argomenti possibili e immaginabili. Devo sapere che cosa mi interessa in questo momento, qual è il mio piano di sviluppo. Allora sul piano di sviluppo io devo essere attento e posso cogliere. E qui la mia collega Tender vi presenta questo sì. Argomento, ti cedo la sedia e mi prendo la palla. Sì, allora, progetto. Semplifichiamo un po' le cose. Che cosa significa progetto?
Il termine progetto può intendere una sequenza di attività che ha un punto di partenza, un percorso in itinere e un punto di arrivo. Il punto di arrivo che può essere la meta, l'obiettivo chiaro, un obiettivo chiaro e predefinito. Questo progetto ha comunque delle limitazioni, cioè delle caratteristiche essenziali per verificarsi e per attuarsi. Il tempo, le potenzialità, le risorse che si hanno o da acquisire, i vincoli interni, i limiti interni o i vincoli esterni. Questo percorso in itinere ha comunque in sé, si sviluppa, si attua attraverso quattro fasi. Queste fasi sono l'ideazione, la pianificazione, la realizzazione e la conclusione. Che cos'è l'ideazione? L'ideazione è la mentalizzazione, cioè il costruire mentalmente attraverso un pensiero logico la mia meta. Cioè avere in mente, chiaramente in mente, il mio punto d'arrivo, cioè la mia meta, il mio scopo. E da lì poi anche verificare in questa fase di ideazione anche i motivi che mi spingono a raggiungere il mio scopo. Dopo l'ideazione abbiamo la pianificazione. La pianificazione è il rendersi consapevoli la conoscenza delle proprie risorse, dicevamo prima, delle proprie risorse e delle proprie potenzialità, anche perché se ho bisogno di fare una determinata cosa e non ho le risorse necessarie, sarò anche capace di andare a recuperare quelle risorse che mi mancano per arrivare sempre al mio scopo. Quindi risorse e piano, pianificazione del progetto. Dopo la pianificazione arriva la realizzazione. La realizzazione che cos'è? È quel momento in cui il progetto, che è soltanto teoria, cioè quindi ideazione e pianificazione, diventa concretezza. Ok? Concretezza nel senso che ho bisogno di determinati materiali, facciamo un esempio, la costruzione della casa o per i maschietti o per le femminucce la preparazione di una torta. Allora, io il processo di ideazione, voglio fare una torta, voglio costruire una casa. Pianifico il mio progetto. Allora ho bisogno di cemento, ho bisogno di pan di spagna, ho bisogno di pale e picconi, ho bisogno di decori e ho sul tavolo nel momento della pianificazione tutte le mie risorse, ok? Le mie risorse e quello che mi manca poi lo andrò a cercare. Nel momento dell'attuazione, appunto, si passa all'attività concreta. Io mi costruisco questa casa, comincio a preparare, a fare l'impasto, quindi a mettere veramente sul piano pratico tutto ciò che fino ad ora è stato teorico attraverso l'ideazione e la pianificazione. Appunto, arrivato al terzo stadio, alla terza fase, che è la concretizzazione, si passa poi alla conclusione. La conclusione che cos'è? È il percorso finale in cui si attua tutti i vari passaggi precedenti e capisco se il mio progetto attuato fino a quel momento corrispondeva, è coerente alla mia idea iniziale. Lì poi, nel momento della conclusione, che sarebbe poi il momento della verifica finale, io lì capisco se quel progetto ha bisogno di modificazioni o di abbellimenti, tra virgolette, non so, fare un muro particolare, una pittura particolare alla casa o un decoro in più nella torta, per esempio, no? E questo è il momento della conclusione. In una progettazione circolare, il momento della conclusione può essere anche può andare anche ad identificarsi con il momento di una nuova ideazione per un nuovo progetto.
Progetto di vita. Allora, trasportiamo ciò che abbiamo detto teoricamente del progetto a un qualcosa di più grande, cioè il progetto di vita. Abbiamo detto che il progetto di vita il progetto è un percorso continuo, in itinere, che si va a costruire mano a mano con queste varie fasi e che comunque ha bisogno di un punto di partenza, che in un progetto di vita posso essere io, cioè me stesso, noi stessi. Un percorso in itinere, che è la quotidianità, la vita vissuta. Un punto di arrivo, lo scopo, la meta, che può essere l'autorealizzazione, la piena realizzazione di sé, la piena felicità, con la F maiuscola, si intende. Cosa succede? Nel momento di prendere in considerazione me stesso, nel punto di inizio, di partenza, bisogna assolutamente sottolineare il fatto che conoscersi è essenziale per capire dove si vuole arrivare e da dove parto. Riportando il discorso, l'esempio di prima della costruzione della casa, devo sapere nell'ideazione che cosa voglio fare, cioè che tipo di casa voglio fare, le sue dimensioni, la sua forma, i materiali da usare, il colore. Nel passaggio al progetto di vita, io devo prima conoscere me stesso, ok? Per capire dove voglio arrivare, quindi nella conoscenza di me stesso, io lì vado a vedere le risorse che ho internamente ed esternamente, i limiti che ho, anche perché accettare i limiti, l'autoaccettazione di se stessi, ci porta a valutare effettivamente il materiale che abbiamo in mano concretamente per costruire la nostra casa, per costruire il nostro progetto di vita. Il momento del percorso in itinere, cioè come costruisco questo progetto? Concretamente passo alla fase della realizzazione. La realizzazione si può concretizzare attraverso la vita vissuta, cioè l'attimo presente. L'attimo presente è quel viene comincia ad essere percepito anche come dono, perché io lì comincio a realizzare concretamente nelle scelte che faccio la mia meta. Cioè io nelle scelte che faccio nell'attimo presente mi rispecchio me stesso, me stessa, in un progetto di vita che non vedo realizzato nell'attimo presente, ma che costruisco, che concretizzo un piccolo frammento di quel mosaico che poi si andrà a delineare soltanto alla fine, che poi vedrò soltanto all'arrivo del progetto, alla concretizzazione, alla conclusione, alla quarta fase che è la conclusione. Ognuno, ogni uomo è libero, ogni individuo è libero di fare o non fare, di dare o non dare, di rispondere, di agire, di non agire, come agire. Ognuno di noi è libero di concretizzare, di rispondere a un disegno anche d'amore, che è il progetto d'amore di Dio su di noi, o è libero anche di non farlo. Cioè, se poi Dio stesso ci ha dato la possibilità di scegliere o non scegliere, sta a noi. Sta a noi poi in mano la possibilità di concretizzare un progetto di vita che è poi la piena realizzazione di se stessi. Nel campo spirituale esiste ugualmente questo principio del cogliere il momento presente. È Sant'Agostino che lo ha sviluppato per bene, un principio timeo deum transeuntem. Era solo per far vedere che una volta scrivo latino, cioè temo il Signore che sta passando,
di non rendermi conto del momento in cui il Signore passa. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Signore ci dà la possibilità in tanti momenti di crescere, di compiere un gesto nuovo, di cambiare, di svilupparci e così via. Ma questa indicazione è brevissima, è di un momento. Bisogna coglierla al volo. Se non la colgo al volo, cade e io non ho guadagnato quel vantaggio che il Signore mi ha messo a disposizione. Ma come mai questo sistema da parte di Dio non potrebbe darcele in maniera ben visibile, grandi, ben segnalate, in maniera che ci andiamo proprio a sbattere conto, che non possiamo non vederle? In realtà il Signore ce le dà così, grandi, ben visibili, immense, enormi. Ma si torna al principio di prima. Se io non sono disposto a cogliere qualcosa che mi scomoda, per quanto sia enorme, non lo vedo. Allora, non è il Signore che si diverte a sfuggirci, a farci vedere un attimo le cose, il tachitoscopio, non so, è una macchina che si usa in psicologia per cogliere la velocità di percezione. È una macchina dove si apre una finestra per un decimo di secondo, dove ci sono diversi numeri, e questa finestra sta aperta un decimo di secondo e si chiude. E poi si chiede alla persona: quanti numeri ricordi? Allora, 2, 3 è normale, se uno ne ricorda di più è bravo, se uno ne ricorda di meno ha dei problemi di percezione. Cogliere proprio quell'attimo solo è molto difficile, ma non è questo, è il problema di essere disposti ad essere scomodati da Dio. Allora, Dio mi fa vedere delle cose enormi, ma se io non sono disposto a farmi scomodare da Lui, fosse anche uno che risorge dai morti, io non lo vedo, non me ne rendo conto. Ecco il senso del ho paura del Signore che passa e io non me ne rendo conto, io non lo colgo, e io non ci guadagno in quel momento in cui mi ha offerto il guadagno. Ma guarda che non dipende da una metodologia di intervento del Signore che fa il cattivello, perché ti dice: adesso ti faccio vedere la soluzione del problema, eh? Tu hai un problema, io ti faccio vedere la soluzione, ma te la faccio vedere un decimo di secondo. L'hai vista? Dovevi coglierla, te l'ho fatta vedere. È assurdo, non funziona così. Il Signore ci sbatte davanti un cartello enorme con la soluzione scritta a caratteri cubitali e noi che non cerchiamo quella soluzione non la vediamo, perché non cerchiamo quello. Allora, il cogliere l'attimo presente, il fuggente, il momento in campo spirituale vuol dire avere la disponibilità interiore a cambiare la propria vita, a fare una fatica per cambiare la propria vita, a fare una fatica per stare con il Signore. Il Signore si presenta: voglio stare con te. Se io ho una ricerca interiore di stare con Lui, me ne rendo conto e colgo il momento. Se io non ho questa ricerca, non mi interessa proprio stare con Lui, io non me ne rendo conto. Sì. Allora, che cos'è questo regno di Dio? Il regno viene spiegato, viene solamente, come si può dire, dà un'indicazione ma non lo spiega. Il regno di Dio è il progetto iniziale di Dio, ricostruito dallo Spirito Santo, il quale ricostruisce in proporzione della disponibilità dell'uomo. Il regno di Dio si realizzerà, Dio realizzerà il suo progetto, ma condizionato dai tempi e dalla disponibilità dell'uomo. Se l'uomo è disponibile, lo Spirito muove in fretta e velocemente le cose. Se l'uomo non è poco disponibile, perché Gesù ha detto bene che il regno verrà, poco disponibile, le cose saranno molto più faticose e il regno di Dio sarà molto più lontano e ci sarà molta più sofferenza e fatica nel mondo. Generazioni e generazioni di persone che soffriranno in più
perché non c'è questo regno di Dio realizzato. Caratteristiche fondamentali del regno di Dio: verità, giustizia, amore e pace. Caratteristiche fondamentali. Allora, l'uomo ha la possibilità di vivere bene, ma bisogna che viva queste realtà. Siccome non è disposto più di tanto a scomodarsi per vivere queste realtà, ecco che queste realtà faticano a venire. Ma questa è la scemenza dell'uomo, perché se l'uomo facesse questo investimento ci guadagnerebbe molto di più. La disponibilità che Dio chiede all'uomo per realizzare il suo regno è banale, minima. C'è un passo nella Bibbia che lo dice molto bene: apri la tua bocca, la voglio riempire. Allora, tu hai fame, io voglio darti da mangiare, ma non ti do da mangiare gratis, tu devi guadagnartelo. Cosa devi fare per guadagnarti questo cibo? Devi aprire la bocca. Sai che fatica chiede Dio? Per darti da mangiare chiede che tu apri la bocca. Ma se non apri la bocca non ti dà da mangiare, non ti dà da mangiare. Se tu fai quella fatica minima, ma la fatica di aprire la bocca è minima fisicamente, ma psicologicamente è molto più grande. Perché il bambino a volte non apre la bocca quando la mamma gli dà da mangiare? Allora bisogna inventarsi, tutte le mamme che si inventano, wow, l'aereo che viaggia, a terra dentro e avanti. Perché? Perché il bambino vuole punire la mamma. Siccome la mamma non fa quello che vuole lui, io non faccio quello che vuoi tu. Ti ripago con la tua moneta. Il bambino vuole avere potere sulla mamma e quindi il potere di farle girare le scatole lo esercita in maniera molto efficace. E facciamo un altro esempio. È un gioco che penso che da ragazzi abbiamo fatto tutti. Chiudi gli occhi e apri la bocca, che ti metto qualcosa in bocca. È la fatica di aprire la bocca il problema? O è fidarsi di chi mi mette qualcosa in bocca? Il problema non è la fatica, il problema è fidarsi, la fatica del fidarsi, casomai. Allora ecco che quella frase, apri la tua bocca, la voglio riempire, richiede da un certo punto di vista una fatica minima, 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 ma da un altro punto di vista richiede fidarsi di Dio, se no io non apro la bocca, se non mi fido di quello che lui mi infila dentro. Allora ecco che l'uomo ha necessità di aprirsi, di accogliere. Se l'uomo non si apre al progetto di Dio, questo progetto arriverà, perché ci sarà qualcuno che si apre. Gesù dice bene: le porte degli inferi non prevarranno contro la Chiesa. Vuol dire che il popolo di Dio andrà avanti, arriverà questa costruzione del regno di Dio. Sì, ma questa costruzione del regno di Dio può arrivare tra quanto tempo? E non è che se arriva prima finisce il mondo prima. No, è l'uomo che vive bene prima. Non sappiamo quanti miliardi di anni ci saranno ancora davanti a noi. Dico, però l'uomo non apre la bocca perché vede troppe cose che non vanno, cioè inizia ad avere troppi dubbi. Certo. E non è proprio stupido abitare del non senso che vede, cioè ci va una grande, cioè ci va un atto sovrumano, dire apro la bocca, però in realtà quello che vedo è, cioè, esatto, un caos pazzesco. Dunque, devo fidarmi di Dio, non del mondo. Fidarmi, aprire la bocca, vuol dire Dio mi darà qualcosa di buono, di utile, di energetico, di sano, di piacevole. Non il mondo, ma Dio mi darà questo. Il problema è che noi soffriamo per la paura di soffrire. Perché non ci fidiamo di Dio? Perché abbiamo paura che Dio ci faccia soffrire. Allora, soffriamo per la paura di soffrire. Se noi non avessimo paura di soffrire, non soffriremmo. Ma è la pazzia del mondo. La pazzia.
soffrire per paura di soffrire, morire per la paura di morire, ma è vero, si può morire per la paura di morire, è assurdo, è un circolo vizioso, se tu non hai paura di morire non muori, se hai paura di morire muori. Dunque il Signore che passa cogliere l'attimo, il momento, l'attimo fuggente, è prima di tutto una disposizione interiore, un atteggiamento. Io sto cercando, il mio progetto di vita è il Signore, è il regno di Dio il mio progetto di vita. Quindi ho questo scanner che guarda, qualcuno preferisce l'immagine del radar, ma il risultato è lo stesso, che esplora la situazione e che mi rileva l'elemento che sfugge a chi non è interessato, a chi non va da quelle cose. È l'uomo che vuole la sua fatica, è l'uomo che vuole star male, perché vuole avere il controllo della situazione, vuole gestirla come vuole lui. E questo passaggio a fidarsi di Dio è tutt'altro che facile. Il cogliere in base al proprio progetto. Se il proprio progetto è il regno di Dio, allora uno coglie le cose in quella direzione, dice ecco, lì si può realizzare, lì si realizza il regno di Dio, lì si costruisce, lì si raggiunge. E questo avviene. Altrimenti continuiamo con le nostre fatiche, continuiamo con le nostre sofferenze, nell'assurdo del potere raggiungere il bene che si cerca e nel non raggiungerlo perché non lo cerchiamo dov'è, non lo vogliamo raggiungere esattamente dov'è. Va bene allora, per questa sera facciamo lezione breve, ci vediamo qui.